Buongiorno carissimi abbonati di questa nuova rubrica chiamata Pasticciando a casa. Oggi io cucinerò i bottoni al cioccolato, un nome inventato da me, quindi scusate se fa schifo. Di cosa avremo bisogno? Avremo bisogno di 180 g di crema di cioccolato, poi avremo bisogno di 150 g di farina 00 e di un uovo medio. Ora passiamo alla preparazione. Allora, dobbiamo mischiare la crema al cioccolato con un uovo. Dopo aver quindi mischiato la crema al cioccolato con l'uovo, dovremo aggiungere la farina e quindi impastare in modo da ottenere un impasto più compatto. Quando abbiamo ottenuto un impasto compatto e liscio, possiamo quindi prendere l'impasto e metterlo nella pellicola trasparente e metterlo in frigo per 10-15 minuti a riposare. Tirate fuori dal frigo, prendete quindi una teglia, bagnate questa teglia e mettete sulla carta da forno. Perché la bagniamo? In modo che la carta da forno aderisca alla teglia e non si sposti. Dopo che la carta da forno ha aderito alla teglia, prendiamo quindi un po' di impasto e creiamo delle palline che schiacceremo fra i palmi delle mani e che poi metteremo sulla teglia. Con questi ingredienti creeremo dalle 20 alle 25 biscotti. Quindi, dopo aver finito l'impasto, prendiamo la teglia, la mettiamo in forno a 150 gradi per 8-10 minuti. Se è ventilato, anche meglio. Dopo aver tirato fuori i biscotti, essi saranno esternamente croccanti e internamente più morbidi e decisamente molto buoni, quindi vi consiglio di fare. Quindi, se anche voi avete preparato questi biscotti, mandatemi le foto su Twitter o magari anche alla mia pagina Facebook. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividetelo e iscrivetevi al canale. Arrivederci!